Abbiamo parlato tante volte di quella frase del capitolo 1085, dove Re Cobra recita la lettera della defunta Nefertari di Lili e, come sappiamo, mancava qualcosa, perché c'era l'urlo di uno dei cinque anziani, che ora sappiamo essere Warcury perché era il suo ruttone infernale, copriva parte della frase. L'amico Luna Piena Art, il nostro amico giapponese Hayato, ha detto una cosa molto interessante, che la sua è un'ipotesi, perché fa riferimento a quanto detto nel capitolo 1113. Nel capitolo 1113 cosa ci viene detto? Ci viene detto che il mondo sta per affondare. Cioè, Vegapunk dice, il finale sarà questo, il nostro mondo, bloop, andrà sott'acqua, finirà spazzato via dalle acque. Poi con che modalità, con che conseguenze lo capiremo un giorno, magari già nel prossimo capitolo ci racconterà qualcosa di più. Però questo è il gran finale del mondo che verrà. Non sappiamo se questa cosa può essere fermata, se può essere interrotta, se c'è qualcosa che andrà invece portato avanti affinché questa inondazione avvenga, così che una nuova alba, un nuovo mondo possa sorgere post diluvio universale, ma queste sono domande che ci porremo a suo tempo. Se noi andiamo a prendere la lettera di Lili e analizziamo la frase che dice, la regina pronuncia queste parole: difendete i poneglyph e alzate, issate la bandiera dell'alba nel mondo. E poi c'era questo verbo interrotto, c'era scritto Yuku. Yuku cos'è? Una variante arcaica o poetica, vogliamo anche dire, del verbo Iku, che significa andare. Nell'uso moderno praticamente è spesso usato per aggiungere un tono poetico, è una lettera antica, quindi comunque ci sta, o enfatizza qualcosa che si sta muovendo, che sta per succedere, che sta per avvenire. Ovviamente da sola non ha senso, cioè se la frase fosse così e basta sarebbe e issate la bandiera dell'alba del mondo che verrà, che sta per arrivare, che arriverà. Ma è palese che c'è qualcosa di coperto. C'è un altro verbo, questo Yuku regge qualcos'altro. E allora che cosa ha ipotizzato l'amico Hayato? Che quella parte nascosta dal ruttone di Warcury sia il verbo Shizumu. E il verbo Shizumu è il verbo che usa proprio Vegapunk nel capitolo 1113, che è il verbo affondare. E quindi se la frase fosse in questo modo, quindi Shizumi Yuku Sekai, vorrebbe dire che Lili sta dicendo, difendete i poneglyph e issate la bandiera dell'alba nel mondo che sta affondando, nel mondo che sta per affondare, nel mondo che affonderà di fatto, no? Che sta andando verso l'affondamento, che sta andando verso lo sprofondamento nei mari. E chiaramente questa sua ipotesi è altamente affascinante, perché sta prefigurando già ciò che Vegapunk sta per raccontarci nei prossimi capitoli, ovviamente. E ovviamente anche lì, Cobra, leggendo sta roba, dice ok, io devo alzare la bandiera dell'alba in un mondo che affonda. Ma che cosa sta dicendo? Il mondo è sempre questo. È questo da 800 anni. Non è mai cambiato in 800 anni. Poi non sappiamo noi se l'acqua si sia alzata o non si sia alzata in questi 800 anni. Anzi, sarebbe interessante che il governo in questi 800 anni avesse impedito che l'acqua aumentasse, garantendo questo equilibrio di cui loro si fanno proprio bandiera. Il mondo deve rimanere così, deve restare così. E allora questa ipotesi genera altre ipotesi, ovviamente, perché abbiamo visto sempre la mini avventura di Jinbe, dove trovava un poneglyph addirittura sott'acqua, in questa città sprofondata. Quindi chissà, magari il mondo una volta stava a 10.000 metri sul fondo del mare, dove sta Fishman Island ora. No, la sto esagerando, il mare c'è sempre stato, ovviamente. Quello è il fondale, a prescindere. Però sicuramente c'erano altre città a livelli bassi rispetto al mare di oggi. Cosa che tra l'altro esiste anche nel nostro mondo. Ci sono tante città antiche affondate. C'è un libro meraviglioso di Graham Hancock che si intitola Civiltà sommerse, che vi racconta proprio dove sono, quando sono affondate, perché sono affondate tante città antiche. Addirittura mi sembra che dicesse che rispetto a, non so, 10.000 anni fa, il mare sia più alto di 200 metri, però non ricordo per l'esattezza.
Quindi figuriamoci ad oggi con il discioglimento dei poli, tutte queste cose che stanno succedendo. Fra qualche anno avremo l'acqua in casa, chi è in montagna, quindi capiamo, anche noi innalzeremo la bandiera dell'alba nel mondo che sta affondando. Ma la cosa forse più interessante, e rendo merito agli amici della Zattera del Tic, hanno messo queste immagini in reel sulla loro pagina Facebook, hanno messo quest'ultima immagine con Lo che dice: la disca tenerà un'altra tempesta. Che chiaramente è una frase che Lo riporta, che gli diceva Rosinante, il quale l'aveva sentito dire nella sua terra natale, Mare Joa per l'appunto, dagli anziani draghi celesti che dicevano: sì, quelli con la D portano tempesta, quelli con la D scatenano tempeste. Ecco, anche qua, banalmente può sembrare soltanto un modo di dire per demonizzare il nemico. Sì, stai attento perché quelli lì ti rapiscono, stai attento che quelli lì ti rapiscono, quelli lì portano tempesta, causano guai, sono pericolosi. Però sai, in One Piece tutto può anche essere preso alla lettera. E quindi chissà che magari invece anche questa frase abbia un senso letterale. Quelli con la D causano la tempesta, causano questa grande inondazione. Perché? Perché ovviamente Joy Boy è collegato a questo evento. Joy Boy era sceso per l'appunto a Fishman Island a parlare con Poseidon per garantire che la principessa sirena utilizzasse il suo potere per trascinare quest'arca gigante, per salvare qualcuno con quell'arca. Quindi questo significa che quantomeno quelli con la D, se Joy Boy aveva la D, ma parrebbe di sì, voleva che questa tempesta accadesse. Voleva fare in modo che questa tempesta, questo diluvio, questa inondazione avvenisse. Nel video di sabato abbiamo detto: ma scusate, ma se il mondo deve arrivare a inondarsi, cosa ha promesso Joy Boy a Poseidon se poi all'esterno non c'era un posto al sole? L'unica cosa che era disponibile per tutti è la Red Line, perché quella poi si erge fino a 10.000 metri sul mare, pertanto è un unico posto che, se il mondo si riempie d'acqua, questa rimane emersa, tralasciando Zunesha, tralasciando magari Wano che era rialzata, tralasciando le isole nel cielo. Comunque l'unica terra esposta sarebbe rimasta proprio quella, no? Allora magari aveva proprio promesso agli uomini pesce un posto insieme a loro là sopra, nel frattempo che l'acqua magari si riassettava, tutto quello che poi dovrà succedere. Ora stiamo speculando sul niente. Mentre in tutto ciò, con il governo mondiale che ha impedito questa tempesta, che ha impedito che Joy Boy portasse a termine il suo compito, che ha impedito questo, quell'altro, e allora hanno mantenuto il mondo così. E mantenendo il mondo così, comunque hanno permesso a tutti di sopravvivere in un modo o nell'altro. E questo fa sorgere altri dubbi. Quindi il governo ha agito nel bene? Ha agito nel bene nell'ignoranza, non sapendo quali sarebbero state le conseguenze vere di questa inondazione? Oppure Joy Boy agiva nel male e quindi è il vero nemico del nostro manga? Non lo so, ovviamente stiamo speculando, ma ci saranno sicuramente dei punti che andranno a sistemare queste cose. In ogni caso, ecco, ritornando al nostro punto iniziale, che era la lettera di Lily: difendete i poneglyph e issate la bandiera dell'alba nel mondo che sta per affondare. Vi dicevo altre volte che secondo me questa è la volontà dei dì, cioè issare l'alba nel mondo che sta per, ora diciamo, affondare, nell'ipotesi di Hayato. Poi potrebbe essere qualsiasi altro verbo, ovviamente non è scontato, è sicuramente molto probabile, e gli voglio dar credito proprio perché secondo me funziona. E qualora fosse questa la volontà della Dio, quindi il loro obiettivo, il loro scopo, difendere i poneglyph e issare questa bandiera, sicuramente poi il tutto andrà a ricollegarsi con la figura di Nika e Joy Boy, che è il portatore quest'alba del mondo. Anche se c'è un dettaglietto che diceva che Momonosuke era colui che avrebbe portato l'alba nel mondo, ma questo poi capiamo come si incastra in tutto ciò, perché poi giustamente io devo riconfondere un po' le acque, altrimenti non è divertente. Non è divertente avere le risposte, è bello avere le domande. Le risposte poi le troviamo man mano, andiamo avanti, ovviamente. Basta, era giusto perché volevo divulgare questa cosa che Hayato ha detto, perché secondo me è interessante che tutti quanti ne siano a conoscenza. Spero che abbia indovinato, mi piacerebbe molto, nel caso in cui non fosse, vedremo, non è importante indovinare, è importante divertirci. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, ovviamente, perché così disquisiamo, chiacchieriamo, capiamo insieme se si può, se non si può, se funziona o non funziona.
Vi invito come sempre a iscrivervi, a lasciare un like, ad abbonarvi se volete supportare il mio lavoro. Io vi saluto, tutti bravi e divertitevi. Ciao!